Pronto? Pronto Francesco. Ciao Oreste, buonasera a te. Buonasera a te e buonasera al tuo ospite. Angelo Forgione, vai. Allora, come se n'è andato per i vecchi, secondo me si deve andare anche De Laurentiis. Anche lui. Lui è come i politici che ci sono a Napoli. Identiche e precisi. Lui deve andare via, che Napoli può vincere. Noi siamo 8 milioni nel mondo. E in più, non 6 milioni, siamo 8 milioni. Non conta niente. Perché non possiamo vincere? Perché dicono questi giornalisti che noi a Napoli non possiamo vincere? Perché? Dove sta scritto? Che Napoli non può vincere? Sta scritto in questo libro. La nostra politica in campagna, così come funziona il calcio Napoli, perché non possiamo vincere? Milano può vincere, Torino può vincere, noi non possiamo vincere. Dove sta scritto? No, noi allora... siamo la terza città in Italia, la Oreste. Terza città, però per noi siamo la prima città, come cultura, come tutto. Oreste, lo sai che questo è, l'abbiamo sempre detto da questa trasmissione, io credo che non è che noi non possiamo vincere, come dice anche Pino De Santo, questo tifoso, legga il libro proprio di Angelo che ti spiega molte cose se vorrai comprarlo. Io lo so, Oreste è un tifoso come me, viscerale, vorrebbe vincere, vorrebbe che la napoletanità trionfasse, ma anche Angelo, tu sei ma così certamente. Tutti vorrei, ma io non voglio vincere solo nel calcio, io voglio vincere tutto, ecco, bravo. Perché io amo questa terra. Una domanda la faccio io a te. Quando ha vinto il Napoli? Ha vinto i tempi di Maradona. Guarda Oreste, in questo libro che ho scritto ti spiego perché il Napoli ha vinto lo scudetto, perché il Cagliari ha vinto lo scudetto, perché la Roma ha vinto lo scudetto e perché la Lazio ha vinto lo scudetto. Ti faccio i due esempi più chiari. Maradona viene a Napoli perché? Perché c'è la politica. La politica che mette insieme un pool di banche che mettono insieme i soldi per far venire Maradona a Napoli, soldi che Ferlaino non aveva, quindi c'è un interesse politico per far venire Maradona a Napoli. Lo stesso interesse politico porta lo scudetto a Cagliari, che non è uno scudetto cagliaritano, ma è uno scudetto milanese, perché in quell'epoca, nel 1970, bisognava industrializzare la Sardegna con i petrolchimici, la Saras di Moratti, il padre di Moratti, Angelo Moratti, che compra il Cagliari dietro le quinte, non figura come presidente, ma in realtà è lui il vero proprietario del Cagliari. Fare. Quindi dobbiamo capire che al sud si vince solamente se scattano determinate variabili. Queste variabili scattano in maniera sporadica, solamente se c'è un interesse particolare dal punto di vista politico e finanziario. Altrimenti, mettiamocela in testa, vincono le squadre del nord. Se hanno vinto 103 scudetti, confronto a 8 del sud, un motivo ci sarà. Mamma mia. Angelo, però... la stessa cosa che voglio dire io. Sì, ma infatti... La domanda l'hai fatta tu, perché non possiamo vincere. Sì, avevamo una classe politica particolare che comunque però contava. Perché deve funzionare così? No, e questo ci toglie l'amore per il calcio. Allora, prima di salutarti, ricordiamo ancora dov'è la vittoria, le due Italie nel pallone, con la preparazione di Oliviero Bea, un libro che secondo me si mangia in pochi minuti, perché insomma è bellissimo, le domande che abbiamo detto e quello che è il tema di questo libro è veramente secondo me interessante. Lo invito a andarlo ad acquistare, può essere un libro da leggere anche quest'estate, per esempio. Assolutamente. Sotto l'ombrellone, come si suol dire. È chiaro che a me fa paura leggerlo, sai perché? Perché ho paura che non mi innamorerò più del calcio quanto già ne sono innamorato. Non lo so. Sì, dico semplicemente che con questo libro non voglio assolutamente sabotare nulla. La passione per il calcio resta anche per me. Però è un libro che comunque dà un'altra ottica alle cose, cioè riesce a. Questo l'ho notato non solo personalmente scrivendolo, certo, e poi rileggendolo, ma anche nelle persone che l'hanno già letto, e nello stesso Oliviero Bea, che comunque viene da un percorso giornalistico di indagine, insomma, quindi vede il calcio in una maniera particolare, ma sicuramente continua a seguire la sua Fiorentina, non è diventato meno tifoso di prima. Anch'io resto tifoso del Napoli, voglio che il Napoli vinca, mi farebbe molto piacere, ma questo significa assumere una diversa mentalità e capire che
questa filosofia che si è diffusa oggi a Napoli, cioè noi vogliamo vincere, meritiamo di vincere, certo meritiamo perché abbiamo passione, ma il fatto di dover vincere a tutti i costi è un qualcosa che non sta né in cielo né in terra, quindi invito a leggere questo libro per dare la giusta dimensione a questo fenomeno calcistico che tanto ci appassiona.